So che sono state messe delle grosse condizioni, nel senso che adesso non mi ricordo molto, comunque erano quelle di sicurezza, che dovevano praticamente stare lontani da dove c'erano delle abitazioni, che c'era da stare lontani dall'acqua anche, adesso non me lo ricordo molto perché l'abbiamo fatto 2-3 mesi fa. So che c'erano delle condizioni per dare il consenso a questa cosa qua. No, anche perché ho sentito qualche voce. Quindi qualche voce l'ho sentito. No, non ho di informazioni, non ne ho neanche una. Lei è di Marano? Nato a Marano 75 anni fa. Mio nonno, mio babbo, tutti maranesi. Secondo me dovrebbe farli giù per di sotto là. Di sotto la diga, sai dove c'è la diga? La traversa, dopo il ponte c'è una traversa di sotto lì. Ma ne avete parlato? Avete parlato? No, ha parlato Mussarelli. È venuto Mussarelli a spiegare? In comune? No, poi parlava a Vignola, penso. Di sotto da questa traversa, tra Marano e Vignola. Ah, va bene. Grazie. Ho capito, però sì, se telefonate a Mussarelli lui vi dà le spiegazioni esatte, perché l'assessore... Mussarelli all'assessore regionale o Mussarelli... No, lì è regionale però, lo so. Va bene, se lei di Marano? Se vuole le lascio un volantino che informa della situazione. Non se ne è parlato in paese? No. Almeno io non lo so. Dice che in comune hanno fatto un consiglio comunale sulla cosa. Non so. Va bene. Grazie. Le scavi per il petrolio che vogliono fare qua a Marano, volevamo chiedere se la gente era informata. Informato vedendo un volantino. Cosa fanno? Cos'è che fanno? Sono degli scavi per cercare il gas. La società che sta. I comuni sono a favore. Lei è di Marano? Sì, io sono di Marano. Dice che in comune hanno fatto un... Però non è informato. Dice che in comune hanno fatto un consiglio comunale. Può darsi, ma ci sono così che bisognerebbe andare, invece le cose che non Yeah.
Mi informerò perché sinceramente non sono ancora informato di questa cosa. Io non so proprio niente. Posso lasciarle il volantino dell'associazione? Lei è di Guiglia? Sì. Però io di petrolio proprio qua non so niente. Ah, Guiglia, una ditta texana. Non aveva sentito proprio niente. No, sono dell'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale ha dato un parere. Lei è dell'amministrazione comunale? Io devo valutare. Le giuro che in questo momento non so dare una risposta. C'è la conferenza dei servizi di chiusura, quindi siamo poi tra pochi giorni bisognerà dare il parere definitivo. Ma riguarda sul fiume Panaro, se no pensavo che al territorio può anche essere. Se il sindaco lavora, se è stato eletto vuol dire che ci si fida anche della persona. Giusto. Se per ogni decisione bisogna fare una riunione, una lesione, la stata di mano, col chiedere se si fa mai niente. Non sa nulla? Non è informata? No. Non ne ha sentito parlare? Mai. Lei è di Guiglia? Io sono nata a Guiglia e sono di Guiglia. Va bene. E cosa ne penserebbe? Sarebbe d'accordo o no? Ma guardi, non saprei proprio che rispondere.